Ciao a tutti amici di xiaomitoday.it dal vostro Emanuele. Vi chiederete perché il mio sguardo è perso nel vuoto? Beh, perché sono confuso, in un certo senso la stessa confusione che ha generato Xiaomi con questo terminale. Infatti il Redmi Note 5 da molti viene confuso con il Redmi Note 5 Pro, il cugino indiano presentato un mese prima, che però differisce fondamentalmente per la camera frontale, sul modello indiano da 20 megapixel, mentre su quello cinese da 13 megapixel, ma con l'adozione della tecnologia dell'intelligenza artificiale. E ad alimentare questa confusione ci pensa il forum ufficiale, in quanto sulla pagina di download del ROM dello Xiaomi Redmi Note 5 è stata caricata una ROM in versione global, che purtroppo non è funzionante su questo terminale, in quanto in realtà si riferisce al cugino indiano. Quindi non ci resta che scoprire lo Xiaomi Redmi Note 5 versione China nella nostra recensione completa. A livello di design non possiamo di certo affermare che Xiaomi per il suo Redmi Note 5 abbia portato innovazione, infatti il mid-range dell'azienda è simile al recente Redmi 5 Plus, con leggere migliorie. Classici tasti di accensione e spegnimento, bilanciere del volume e vassoio SIM di tipo ibrido sui profili laterali dello smartphone, mentre su quello superiore trova collocazione il trasmettitore a infrarossi ed il secondo microfono. Jack da 3,5 mm, microfono principale, ingresso di ricarica micro USB con supporto TG e speaker di sistema invece sono posti nel profilo inferiore. Frontalmente potremmo addirittura scambiarlo per il Redmi 5 Plus, vista l'adozione di un display da 5,99 pollici in formato 18 noni, con assenza di tasti di navigazione Android fisici, mentre nella parte superiore del display sono presenti i sensori di prossimità e luminosità, LED di notifica monocromatico, la camera selfie, capsula regolare ed un piccolo flash LED. È sul posteriore del Redmi Note 5 che troviamo le principali novità, infatti le bande in plastica che nascondono le antenne hanno spessore ridotto rispetto ad altri modelli, mentre sul resto del corpo, realizzato in metallo spazzolato, troviamo un doppio modulo fotografico disposto verticolarmente e sporgente rispetto alla scocca, volgarmente detto a semaforo. Presente anche il sensore per impronte digitali, davvero fulminio, e riconoscimento dell'impronta 10 volte su 10, attraverso il quale potremo anche andare a preservare la privacy di accesso a determinate applicazioni. Altra novità la troviamo sotto la scocca del Redmi Note 5, che adotta un processore Snapdragon 636 d'architettura Cryo 260, la stessa impiegata nella serie 800. A questo si affianca la GPU Adreno 509, una RAM da 4 GB e 64 GB di storage interno espandibili tramite microSD. Il nuovo processore e la rinnovata RAM fanno pensare di avere tra le mani un top di gamma, in quanto in ogni situazione ho beneficiato di fluidità e stabilità del sistema, ma soprattutto non ho mai ravvisato alcun surriscaldamento, anche dopo notevole stress causato da giochi che richiedono enorme sforzo da parte di CPU e GPU. Inoltre il formato 18 noni del display da 5,99 pollici di tipo IPS con risoluzione Full HD Plus regala emozioni forti non solo nei giochi tipo sparatutto, ma anche con la classica fruizione di contenuti multimediali. Luminosità decisamente di buon livello ed ampiezza, che rende ben visibile lo schermo anche sotto la luce diretta del sole, seppur il sensore di luminosità a tratti si rivela un po' pigro, ma nulla che non si possa risolvere con un aggiornamento software. Angoli curvi, cornici contenute, veloce al tocco e colori dalla buona resa, anche ad estreme angolazioni. Insomma, per un medio di gamma è forse la migliore soluzione che si possa trovare. Purtroppo il Redmi Note 5 allo stato attuale, pur offrendo il sistema Android Oreo 8.1.0 con supporto Project Treble e con patch di sicurezza aggiornata a marzo 2018, rivestito dall'interfaccia MIUI 9.5, non riesce ad entusiasmare per via del fatto che il device monta la ROM di tipo China Stable. Sono riuscito ad installare il Play Store e relative applicazioni come Gmail o YouTube, oppure il Google Play Service, ma non sono in alcun modo riuscito a sincronizzare i contatti del calendario.
Ad ogni modo la ROM offre tante funzioni come il Dual Apps, il Second Space, lo Screen Recorder, personalizzazione grafica tramite temi, ma permette anche di eliminare i tasti a schermo e sfruttare le gesture in stile iPhone X, ma anche il Face Unlock. Nessun problema nella quotidianità legata alla ricezione delle notifiche oppure al classico utilizzo legato ai social, navigazione web, ascolto musica, giochi, benchmark e chi più ne ha più ne metta. Insomma, nessun lag, incertezza o sofferenza. MIUI 9.5 si rivela all'altezza del nome Xiaomi e tutto questo fa ben sperare in attesa dell'arrivo della ROM Global Stabile. A conti fatti, l'hardware e il software su questo Xiaomi Redmi Note 5 mettono a disagio alcuni top di gamma, per cui diventa davvero difficile giustificare la loro spesa. Se a questo poi aggiungiamo il reparto fotografico posteriore ed anteriore, allora vi consiglio di cominciare a prenotare la versione Global che verrà. Doppia ottica principale con sensore da 12 più 5 megapixel ed apertura f1.9. La camera selfie invece si compone di un sensore da 13 megapixel con apertura f2.0 che svolge davvero bene il suo lavoro e che beneficia della possibilità di regalare scatti con effetto bokeh e registrazione video in full HD a 30 frame per secondo. Per la camera posteriore le foto e video confrontate, anche con top di gamma, non sfigurano per nulla. Soprattutto i video registrabili con risoluzione massima in Full HD sono quelli che beneficiano maggiormente dei miglioramenti intrapresi dall'azienda. Troviamo infatti la stabilizzazione, ma anche un buon algoritmo di elaborazione d'immagine che rende davvero naturali i colori. Messa a fuoco davvero rapida, dual PDAF, precisa, insomma la migliore vista su un terminale Xiaomi, efficace sia in foto che in video. Tra le funzioni troviamo il timelapse, lo slow motion, l'HDR automatico, ma anche notevoli filtri applicabili alle foto in tempo reale. Foto che risultano vivide e dettagliate, soprattutto in pieno giorno, ma purtroppo in condizioni di scarsa luce ancora non ci siamo. Non è bastata l'integrazione dell'intelligenza artificiale e nuovi algoritmi a migliorare la resa. A livello di connettività troviamo un buon Wi-Fi a doppia banda, Bluetooth 5.0 e GPS dal fix rapido e copertura segnale sempre presente, ma anche la radio FM. Seppur sia assente invece la banda 20, la ricezione si è dimostrata davvero ottima sia nel mantenere il segnale in zone difficili che nel riagganciare il segnale. Audio in capsula pulito ed anche il nostro interlocutore ci sente in modo cristallino. Lo speaker, che funge anche da viva voce, seppur sia di tipo mono, offre un volume d'ascolto decisamente di alto livello, che forse risente soltanto nelle frequenze basse. Come batteria troviamo un'unità da 4000 mAh con predisposizione alla ricarica rapida Quick Charge 4.0. I risultati sono più che soddisfacenti, basti pensare che in una giornata in cui non ho potuto beneficiare di connettività Wi-Fi ma solo di connessione dati in 3G o 4G, GPS attivo per la navigazione e la ricerca della posizione ad alta precisione, social vari, messaggistica, qualche gioco, download e tante telefonate, dopo circa 7 ore di utilizzo ho performato più di 4 ore e 10 minuti di schermo attivo, ma aveva ancora, dalla mia, il 50% di carica residua. Ebbene amici, potrei concludere questa recensione semplicemente dicendo due parole: Best Buy e Geek Mall. Best Buy perché, come abbiamo visto, il Redmi Note 5 si è comportato in maniera egregia in tutti gli ambiti che abbiamo analizzato. Sì, è vero, forse c'è un problema legato alla sincronizzazione dei contatti Google, così come al calendario, ma temporaneamente potremmo metterci una pezza andando a sincronizzare il nostro account Xiaomi. Quindi nulla che non si possa risolvere con il futuro aggiornamento alla Global Stabile. Quindi, se siete convinti all'acquisto, e sono sicuro che lo siete, di questo Xiaomi Redmi Note 5, vi invito a cliccare qui sotto nel link in descrizione che vi reindirizzerà direttamente presso lo store di geekmall.it, che ringrazio per l'invio del sample. Ma perché scegliere loro? Beh, perché spediscono entro 72 ore e vi garantiscono il prodotto per ben 2 anni con garanzia italiana. Ma sempre da geekmall.it potrete anche prenotare il Redmi Note 5 versione internazionale, quindi completamente in italiano e con i servizi Google perfettamente funzionanti, e vi lascerò direttamente il link qui sotto in descrizione. Quindi, per un prezzo davvero irrisorio, infatti stiamo parlando di poco più di 200 euro, vi porterete a casa un vero Best Buy. Insomma, non lasciatevelo scappare. Per Emanuele da xiaomitoday.it è tutto, alla prossima.